Buongiorno, buongiorno e benvenuti per questo appuntamento che, a differenza di tanti che vede questa sala, di solito hanno un aspetto anche convegnistico particolarmente rilevante, quindi con tante sottolineature, eccetera, parte fondamentalmente invece con una attestazione, l'attestazione che oggi, che è la giornata mondiale del riciclo, grazie a questa iniziativa del senatore Andrea De Priamo, anche perché io in giro non è che ne ho viste tante di giornate per celebrare oggi o di momenti per celebrare oggi la giornata del riciclo, quindi è importante che invece ci siamo tanti protagonisti qui riuniti. Ecco, dicevo, vuole essere un momento di riflessione aperta e di soprattutto di confronto tra le tante eccellenze che compongono il mondo del riciclo italiano, che ha raggiunto vette importantissime, in molti casi ha già raggiunto gli obiettivi per quanto riguarda il tema degli imballaggi, ha superato, grazie a un lavoro d'insieme, una parte di quelli che potevano essere i problemi derivanti da alcune scelte che l'Europa stava seguendo e che fondamentalmente potevano mettere in forte crisi, o rischiano, se vogliamo, se non si sta attenti, di mettere in grossa crisi questo comparto di eccellenza del riciclo italiano. Ma fondamentalmente, come dicevamo, giornata mondiale del riciclo, quindi conferenza stampa su giornata mondiale del riciclo, significa ragionare insieme di questo che è un importante risultato nazionale. Oltre al senatore Andrea De Priamo abbiamo la senatrice Silvia Fregolent, il dottor Giovanni Di Scipio, del capo ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'ingegner Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima, la dottoressa Lella Miccolis, presidente del CIC, il Consorzio Italiano Compostatori. Quindi due realtà importanti, un proponente altrettanto importante e competente già dai tempi, diciamo, delle gestioni territoriali, no? Comunali, romane, diciamo, dei temi dell'ambiente, e ovviamente la senatrice Fregolent, che è in ottava commissione ambiente, transizione ecologica e energia, ma si occupa di questi temi e ci incrociamo spesso in eventi di questo tipo, diciamo, direi, se non 24 ore su 24, almeno 25. Ecco, questo insomma è il quadro di partenza. Abbiamo ricevuto, e do una rapida lettura, un messaggio del sottosegretario Claudio Barbaro, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che non è potuto intervenire e si dispiace sinceramente per inderogabili impegni istituzionali già fissati in precedenza. Ringrazia in particolare l'invito del senatore Andrea De Priamo, che ha promosso questa iniziativa sull'importante tema del riciclo e dell'economia circolare, una delle principali competenze attribuite appunto al Ministero. Economia circolare, che a tutti gli effetti è un asse centrale dello sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo ambientale, economico e sociale, in cui nessuno degli attori coinvolti, cittadini, imprese e istituzioni, deve essere lasciato indietro in un'ottica di realizzazione di una transizione equa. Ricorda il sottosegretario che il MASE nel 2022, grazie al PNRR, si è dotato di una strategia nazionale per l'economia circolare che detta linee programmatiche di attività fino al 2035, è stata elaborata dall'esito di una partecipata consultazione pubblica. Inoltre il MASE si è dotato di un piano nazionale per la gestione dei rifiuti che detta i criteri da utilizzare per l'elaborazione dei piani regionali nel rispetto del riparto costituzionale. Infine ha anche predisposto l'aggiornamento del piano per la prevenzione dei rifiuti che a breve verrà pubblicato, sempre nell'ottica di sistema di cui parlavo prima. Il PNRR ha stanziato ingenti risorse destinate a beneficiari pubblici e privati, complessivamente 2,1 miliardi di euro per l'ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti per il riciclo, così da creare nuove catene di approvvigionamento di materie prime dai rifiuti. Tale aspetto di particolare rilievo per l'Italia che, come è noto, è un paese trasformatore perché è povero di materie prime e oltretutto è un paese manifatturiero per eccellenza, quindi il combinato disposto delle due vicende, insomma, fa sì che l'economia del riciclo sia fondamentale. Questo è il messaggio del sottosegretario. Io aprirei questa, ripeto, giornata che, oltre che essere celebrativa, vuole essere anche di confronto tra i partecipanti, dando la parola al senatore Andrea De Priamo, che ha proposto e ha avanzato l'idea di ragionare insieme su questo tema.